Atalanta-Fiorentina 2-1, Cesena-Cagliari 3-0, Lecce-Genoa-Lecce 3-0, Milan-Lazio 3-1, Parma-Bari 1-0, Pisa-Napoli 1-1, Roma-Inter 1-1, Sampdoria-Juventus 1-0, Torino-Bologna 4-1, ad Ancona-Udinese-Ancona 2-0, Reggina-Messina 1-0, Vicenza-Piacenza 2-1, Montevarchi-Viareggio 1-1, il Montepremi 32 miliardi, 32 milioni. 763.400 lire, i 13 vincono 9.636.000 lire, i 12 459.000 lire. Classifica della Serie A molto sgranata, Sampdoria in testa 30 punti, Inter e Milan 29, Juventus 27, Parma 25, Genoa 24, Torino 23, Lazio 22, Roma 21, Napoli 20, Bari e Atalanta 19, Fiorentina 18, Pisa e Lecce 17, Bologna 14, Cagliari 13, Cesena. La sfida scudetto tra Samp e Juve si risolve su rigore, ma non risparmia scampoli di grande gioco e non delude. L'equilibrio sostanziale è dimostrato dalle poche parate dei due portieri, ma gli sviluppi tattici, sotto gli occhi del commissario tecnico Vicini, che ha sfidato la contestazione doriana per vedere all'opera i nazionali, convocati o meno, sono appassionanti quanto i duelli tanto attesi, soprattutto tra Mancini e Vialli da una parte e Casiraghi e Schillaci dall'altra. La Juve parte di volata con uno schieramento molto aperto e quasi spregiudicato, difesa in linea e pressing implacabile. La Samp, privata all'ultimo momento di Katanec per un banale infortunio nel prepartita, si affida a Vjerkovod su Schillaci, Mannini su Casiraghi e Pari su Baggio per arginare gli attacchi bianconeri, mentre Essler mette a dura prova Invernizzi. Dopo un quarto d'ora la furia juventina si placa e Boskov sposta Dossena in posizione centrale, arretrando Mikhailichenko. Si trova così un equilibrio che solo gli spunti dei fuoriclasse potrebbero intaccare. Poco dopo la mezz'ora ci prova Mancini, che invoca il rigore per un contrasto sospetto con Julio Cesar, ma Amendolia non fa una piega. Bando alle polemiche, per lei sempre meglio problemi di abbondanza, no? Sì, ma voglio dire, adesso siamo a 2 mesi e mezzo dalla partita con l'Ungheria e secondo me i giocatori della Nazionale hanno già tanti problemi con i loro club, io desidero lasciarli in pace. Capisco che la stampa si esalta in questi confronti diretti e indiretti, ma al tecnico della Nazionale non fanno bene. Casomai quando saremo a 1 o 2 settimane dal match contro l'Ungheria, allora le cose prenderanno un'altra piega. La ripresa si apre con un episodio analogo, Mancini contrastato da Galia cade e questa volta l'arbitro indica il dischetto. È l'episodio decisivo, Vialli non si fa ingannare dai tentativi di tacconi per innervosirlo e segna il gol determinante, per lui l'11° in 13 partite. Trafolate offensive che portano spesso le punte vicine al gol su entrambi i fronti, si crea un altro episodio sospetto in area, questa volta su Schillaci che cade in maniera dubbia. Gli ingressi di Corini e di Di Canio non servono a una Juve un po' spenta nel finale, dove Baggio si vede sempre di meno. In ogni caso c'è sempre Pagliuca a salvare il risultato. Negli spogliatoi il fatto di maggior rilievo è la misteriosa assenza di Boskov. Mancini, non convocato in nazionale, si è vestito così per protesta, no? No, mi sono vestito così perché non c'è neanche, in questo stadio qua non c'è neanche l'acqua. E quindi mi sono dovuto vestire per andare a casa a fare la doccia. C'è ancora quel pezzo di zolla che hai tirato sul calcio d'angolo. È la quarta volta che prendo la zolla in 4 partite. Quindi non vado più. Primo posto, molta responsabilità adesso stare da soli. Comunque sempre meglio lepre che cacciatori, si dicevano. Sì, no. Beh, è già un po' che siamo in testa. Magari, come ho detto già un paio di giorni fa, questo è un campionato che penso che si protrarrà fino alla fine con 4 squadre che lotteranno per lo scudetto. Adesso siamo in testa noi, poi magari domenica prossima va l'Inter o così via. Quindi Manfredi è arrabbiato, al di là del gioco c'è un rigore che fa discutere, no? Ma è inutile adesso andare ad attaccarsi a questo, io penso proprio di sì, anche perché se vogliamo vedere ce n'era un altro subito dopo su Schillaci che sarà evidenziato, ma ormai la cosa è fatta, è inutile star lì andare a piangere su queste cose. Diciamo che fortunatamente per me ho visto una squadra in salute, una squadra che sa veramente fare del buon gioco e questo è confortante. E chi è che ha più vantaggi tra le prime 4 della classifica? Ma io penso chi avrà lavorato meglio in sede preventiva, cioè nel ritiro, può ritenersi favorito. Adesso il fatto che qualcuno sia in avanti o indietro di 2 o 3 punti non è determinante.
Adesso vi sentite più forti dentro e avete meno fretta di chiudere le partite, è vero o no? Sì, questo è vero, direi che abbiamo trovato la coscienza giusta di non buttarci allo sbaraglio come si faceva gli anni scorsi, perché poi a volte capitava anche di perdere le partite che non meritavi, per cui direi che oggi la Sampdoria ha trovato anche la saggezza giusta per vincere questa partita. Però adesso il cammino si fa sempre più difficile, aspettiamo queste prossime partite e poi vedremo. Allora Galia, veniamo subito all'episodio del rigore, il più discusso, qual è la tua versione? Mancini è rientrato per tirare di destro, io sono arrivato nel momento che lui usciva dal dribbling e mi sono messo fra lui e il pallone. In quel momento lì non sono andato assolutamente su di lui. Per quanto riguarda questa Juventus del nuovo corso, difesa sempre in linea, che vuol dire spettacolo, ma anche un po' troppe emozioni per te forse? Io credo che emozioni per me oggi ce ne siano state pochissime. Non hanno fatto un tiro in porta, a parte quello di Michele Cienco. Noi abbiamo giocato, credo che la miglior partita, solo che è normale che nel calcio ci vuole anche un po' di fortuna e forse l'hanno avuta più loro. Oggi nessuna battuta però? Ma no, battute. Non abbiamo fatto neanche le docce, guarda. Non c'era neanche modo di farla, perché a parte che non funzionava. Però credo che in campo, dietro, abbiamo giocato bene e abbiamo faticato molto, molto meno di altre volte. Grazie. All'Olimpico Roma-Inter hanno dato vita ad una bella partita, o meglio ad un superbo secondo tempo, nel quale non sono mancate le emozioni, grazie soprattutto alla mentalità e agli schemi tattici di due allenatori, Bianchi e Trapattoni, che interpretano, anche se con leggere variazioni, il vero calcio all'italiana. Ne è scaturito un primo tempo di studio, con l'Inter a premere di più senza peraltro scoprirsi in difesa. Precise e puntuali le marcature, ci è voluta tutta l'esperienza di Bergomi per fermare uno scatenato Föller, mentre sul fronte romanista Aldair ha dovuto ricorrere a tutta la sua classe per domare le sfuriate di Klinsmann. Su un campo appesantito dalla pioggia, comunque il ritmo è stato senza dubbio elevato, soprattutto nel secondo tempo. A Setti, Giannini e Serena squalificati, Roma e Inter, come detto, si sono affidati in attacco ad una sola punta, infoltendo però il centrocampo, reparto peraltro con il quale l'Inter, soprattutto nella prima parte, ha cercato di mantenere l'iniziativa. Almeno fin quando la Roma non ha rotto gli indugi, mettendo in condizioni alcuni suoi giocatori ad andare al tiro. Cronaca della partita è quasi tutta nel secondo tempo. La panchina giallorossa freme e ne fa le spese subito il suo direttore sportivo Mascetti, che al quarto d'ora viene invitato dall'arbitro Ceccarini di lasciare il campo in un momento caldo dell'incontro. È stata una protesta, quando si gioca c'è sempre un pochino di nervosismo, comunque è stata una protesta civile, probabilmente male interpretata dall'arbitro, e quindi mi ha mandato fuori. Bianchi a quel punto decide di mandare in campo Rizzitelli per Gerolin. Grazie all'unica svista in certezza della difesa romanista, va in vantaggio l'Inter al termine di un'azione sulla sinistra e perfezionata di testa da Berti sul davanti al portiere Cervone. Un colpo davvero duro per la Roma, che non ci sta a mettersi da parte. Teus e Föll, sotto gli occhi del commissario tedesco Fox, si scambiano qualche battuta, non solo in lingua madre. Bianchi non indugia, butta nella mischia anche il giovane Muzzi, l'eroe di Viareggio, e sotto le luci artificiali accese all'inizio della ripresa, la Roma sale sul palcoscenico dell'Olimpico scaricando tutta la sua grinta su un Inter che sta giocando forse la sua migliore partita in trasferta. E alla mezz'ora Zenga deve salvare la sua porta con un paio di interventi da grande campione, prima intervenendo su un tiro di Föller e poi di Carboni da distanza ravvicinata. È comunque il preludio al gol romanista, che arriva a 9 minuti dal termine. Un pareggio senza dubbio meritato dalla Roma, che non si è mai arresa alla sconfitta. Lo firma Rizzitelli del boato del tifo romanista. Allora Rizzitelli, entri, segni, cancelli il passato, il pubblico ti acclama. Tutto va bene in questa Roma in campo, un po' meno fuori? Sì, ecco, in campo. Ormai noi guardiamo solo in campo, perché fuori purtroppo ogni 15 giorni, un mese, c'è sempre qualcosa di nuovo. Niente, noi purtroppo bisogna guardare in campo, bisogna fare risultato per andare avanti. È così, ci stiamo riuscendo ultimamente, perché niente, ci hanno guardato in faccia, abbiamo detto che il nostro campionato iniziava dal giorno di ritorno, e così sta succedendo, ecco. Pensava di aver perso questa gara con l'Inter? Sì, dopo quella clamorosa occasione, così, che loro, l'unica occasione che hanno avuto, hanno sfruttato benissimo, sono presi in vantaggio. A quel punto lì, così, da un vantaggio nostro che meritavamo, siamo trovati così un gol di svantaggio, quindi il pareggio a quel punto lì c'è stato tutto. Direi che il risultato sicuramente non fa una grinza, le due squadre meritavano ambedue un punto, la divisione della posta. Nel secondo tempo ci sono state tutte queste emozioni e le occasioni, credo che
sia la Roma che noi abbiamo avuto tre circostanze, tre situazioni favorevoli, finita 1-1, penso che nessuno abbia modo da recriminare. Ecco, non esagero se dico a Trapattoni che questa Inter è stata la migliore Inter vista in trasferta quest'anno. Sì, abbiamo tenuto almeno buona parte con grande autorità al terreno di gioco, con delle manovre. Siamo arrivati solo nel secondo tempo a finalizzare un po' di più le azioni e direi era quanto un po' ho chiesto alla squadra. Con Klinsmann in conferenza stampa, c'è stato qualcosa che non è andato ieri in Vaticano oppure tutto regolare? Visto che i giornali parlava che tu hai avuto dei problemi nel momento di entrare. Sì, ho chiarito questa situazione perché ho cercato questo giornalista che ha detto questa bugia, perché io ho salutato, ho dato la mano al Papa come tutti gli altri, con tutto il rispetto per questo personaggio, per questa persona. Poi mi sono ritirato un po' indietro per fargli un po' di spazio per le donne, perché loro non hanno visto il Papa così. E poi è venuto fuori una storia immensa, una bugia incredibile, per quello ho chiarito adesso la situazione. Non è stato molto gentile di un giornalista dire una cosa senza aver visto qualcosa, no? Berti, Matteus, questi ragazzacci mi sembra che hanno dato l'anima oggi in campo. Sì, sì, sì. Specialmente sono contento per Nicola, beh, Matteus lo sappiamo, un po' il nostro trascinatore, però Nicola ha realizzato una grandissima rete, ha dimostrato fino all'ultimo di essere in ottima condizione, in grande ripresa. L'ho già visto durante la settimana che lavoro proprio con degli obiettivi. Non li rimproveri più adesso, siamo tranquilli? No, ma siccome siamo qui a fargli degli elogi, ecco. Quando non glieli facevamo c'era motivo di rimproverare. Il bastone e la carota, è la tua politica. No, ma è molto importante, più che la mia politica, è importante che i ragazzi si accorgano di questo. È uno per il Milan, questo è il primo gol, cross di Gullit, colpo di testa di Van Basten, il gol. Tutto questo è accaduto a un minuto dal riposo. In apertura di ripresa, lungo lancio di Baresi, che purtroppo si è infortunato, lancio che raggiunge Gullit, tiro nell'angolo opposto a quello di tiro, un'esecuzione della manuale. A questo punto siamo sul 2-0, il Milan ha vita relativamente facile perché la Lazio è costretta ad aprirsi. Tocco verso Van Basten, ottimo cross di sinistro dell'olandese, anche di sinistro interviene Massaro che mette in gol. E adesso forse il gol è paradossalmente più bello della giornata, quello di Troglia, eccolo qui l'argentino della Lazio, palla sul destro e gran tiro sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Pazzagli. E sarà proprio poi Pazzagli, rivediamo di nuovo il gol di Troglio, sarà proprio poi Pazzagli in un'uscita un po' confusa a rovinare su Baresi, procurando la lussazione della spalla destra. Quello che abbiamo visto invece è un pallonetto di Gullit che è andato a finire sulla traversa. E questo è l'incidente capitato a Franco Baresi, al quale naturalmente vanno gli auguri sinceri della redazione della Domenica Sportiva e di questo studio. Presidente, Ragno vuol sapere se è vero che... Che non si tocca, e non si tocca Ragno, indubbiamente, poi sa, dipende anche da lui, io per me non si tocca, questo è fuori dubbio. Per qualsiasi cifra? Per qualsiasi cifra, tranquillo. Beh, adesso puoi chiedere quello che vuoi di ingaggio. Puoi chiedere quello che vuoi di ingaggio, mi sembra. Ma adesso, a parte gli scherzi, sono contento prima di tutto che ci siano queste offerte da grosse società, perché vuol dire che... Sono abbastanza seguito e abbastanza apprezzato. Stefano Eranio non si tocca, Thomas Scuravi nemmeno. Quanto ad Osvaldo Bagnoli, vietato finanche avvicinarsi. Più il suo Genoa va, più il presidente Spinelli tiene stretti quei gioielli che vuole esibire al più presto nelle vetrine di Coppa UEFA e non certamente in quelle del calciomercato. E l'Europa è più vicina dopo la passeggiata di Lecce. Certo, dovendo rinunciare a quattro uomini fondamentali come Benedetti, Pasculli, Ferri e Marino, nemmeno Zibi Boniek avrebbe messo l'uno sulla schedina, ma a scrivere il due fisso è stato Bagnoli. Fuori a sorpresa Aguilera e Ruotolo, con Scuravi e Pacione a fare da pivot in una retroguardia inevitabilmente impacciata e inesperta. Se si aggiunge la giornata di ferie del portiere Zunico e la libertà mai vigilata della quale ha potuto godere Eranio, autore del primo gol e ispiratore del secondo, si capisce perché le reti genoane potevano essere anche più di tre. Due quelle segnate da Scuravi, ma costruite anche dalla potenza di un Pacione, suo l'assist del terzo sigillo, che meriterebbe certamente di giocare di più. Meriterebbe di più anche l'unica bella triangolazione leccese, targata Virdis Mazzigno, ma il palo non è d'accordo. Boniek invece non è d'accordo con chi chiede troppe spiegazioni. Qua non c'è niente da spiegare, direi noi quando inseriamo qualche ragazzino un po' a turno
intorno a tutti i giocatori che stanno giocando possono sfigurare. Poi quando dobbiamo farli giocare 5-6 insieme non li si può rimproverare mancanza di cuore, mancanza di volontà, però i valori sportivi erano diversi. Già a vederli solo dal punto fisico c'è una netta differenza a favore della squadra avversaria, tecnicamente tatticamente non erano molto più forti e alla fine hanno vinto. Manino, noi sappiamo che lei non si esalta facilmente, ma il Genoa guarda l'Europa ormai. Ma vedi, adesso noi abbiamo appena terminato una partita, abbiamo vinto, fuori casa è facile magari lasciarsi andare qualche parola. Io dico che in questi momenti qua devi avere anche tanto rispetto per l'avversario che ha perso e che magari sta attraversando un momentino negativo. Oggi... io sono legato così. C'ho una simpatia per Lecce perché 2 anni fa il Verona si salvò proprio perché Lecce batté il Torino, mi pare, qua. E io sono legato a certe cose con Lecce, perciò... Quasi le dispiace? No, direi, però... Però direi, insomma, bisogna rispettare l'avversario che stava magari attraversando un momento difficile. Siccome l'ho passato in momenti difficili anch'io, perciò bisogna avere rispetto. Scala, questo Parma ci sembra più che mai pronto a sfidare la Sampdoria capolista domenica a Genova. Ma io non voglio essere presuntuoso, però direi che è un Parma quasi perfetto. Ti dico che forse questa è una delle gare più belle che ha fatto questa squadra. Siamo riusciti a tornare grandi, siamo riusciti a tornare a convincerci che siamo veramente in grado di fare dovunque e comunque il risultato. Il messaggio di Alessandro Melli a Vialli Mancini. Ma Vialli Mancini, non posso dare messaggi io. Posso solo dire che il Parma andrà là e si giocherà la partita, ma mi pare sicuramente. Sì, il Parma vuol tornare protagonista. Dimenticate le batoste con Juve-Napoli. Dopo 4 giornate ritrova vittoria e sulle zolle tipo Barbabietola del Tardini, momenti di gioco vibrante. Nei primi 20 minuti infatti il Bari rischia il rigore, contrasto Losetto Melli, ingiustamente ammonito per simulazione, ed è sconvolto dalla velocità unita a precisione degli emiliani, che volendo sottilizzare hanno 2 soli difetti. Non dispongono di grandi tiratori da lontano e non sfruttano al meglio le palle inattive, anche per la buona vena dei saltatori pugliesi. Il portierino Alberga, che sostituisce Biato, scopre l'efficacia di uno speciale antigelo chiamato Superlavoro. L'influenzato Salvemini in panchina rimpiange le assenze di Carrera e Maiellaro e Loseto aggiusta la sfumatura di Cuoghi. A decidere l'incontro a inizio ripresa e comunque una sfortunata autorete di Brambati su percussione del solito Melli. Cucchi ha calciato una palla al volo che mi ha preso in faccia in pratica sulla riga di porta. Domenica prossima tenterai di fare un gol, insomma. Beh, sarebbe anche ora, visto che in quest'anno ho fatto solamente 2 autoreti, speriamo di fare almeno un gol nella porta avversaria. Illustrato il legno di Geppetto Osio, ricordiamo che la prima conclusione del Bari è di Loseto dopo un'ora di gara. Una prestazione, quella dei pugliesi, deludente, con le 2 punte Raduccioio e Joao Paulo, mai aiutate da un centrocampo di soli cursori e macchiate nel finale da 2 espulsioni per somma di ammonizioni, prima di Colombo, poi proprio di Capitan Loseto. Salvemini reduce da influenza, anche il Bari un po' influenzato, soprattutto soltanto 3 punti in trasferta in campionato, come il Cesena. Perché? Beh, è fuori dubbio che abbiamo cambiato un pochettino quella che è la nostra mentalità fuori casa, anche se le tentiamo tutte, ma in questo momento qua ci va male. A volte il gol non lo fa l'avversario, come è successo oggi, ce lo siamo fatti fra di noi. Qualcuno dice che chiaramente assenti Carrera e Maiellaro poteva magari trovare posto di Gennaro, che poteva essere lui l'elemento di raccordo con le punte. Beh, diciamo che la partita l'ha voluta impostare perché questo Parma lavorava molto sull'agilità e allora ho cercato di creare una squadra che potesse rispondergli adeguatamente. Una UEFA nel cassetto. No, in questo momento qua non ne abbiamo mai parlato, anche se da quando questo Bari è stato si è proposto per questo traguardo, o perlomeno l'hanno proposto per questo traguardo, abbiamo fatto il crack. Meglio non parlare allora, anche a titolo scaramantico. ...11 gol in 983 minuti... traducendo una rete di media in ogni partita giocata.
per un Miller che vola in Brasile. C'è dunque un Bresciani che vola in testa alla classifica cannonieri, ma con altre ali, altre gambe e soprattutto altra testa. Grazie ad un suo guizzo, il Torino sblocca anche troppo presto il risultato contro il Bologna, adagiandosi pericolosamente. Per un'ora la squadra di Radice è intraprendente e combattiva e, trascinata da Villa, Mariani, Galvani e Notari Stefano, raggiunge con quest'ultimo il pareggio, complice un malinteso Carillo Cravero. 1-1 alla fine del primo tempo. Le manca Miller? No, assolutamente non manca. Mi sembra che negli ultimi mesi Miller non sia stato assolutamente determinante. Affettivamente devo dire che invece mi manca un po' una perdita di un ragazzo in cui avevo creduto molto. Speriamo che faccia bene in Brasile. Voci di mercato dicono che Scifo o Serena potrebbero arrivare a Torino in cambio di Cravero. Vogliamo precisare, Presidente? Allora, io preciso subito che Cravero non si tocca e non si muove dal Torino. Indubbiamente sia Scifo che Serena farebbero molto comodo al Torino, ma Cravero non si tocca. Con questo Martin Vasquez informato Costa Galeazzi si apre il secondo tempo, nel quale sia il Torino che il Bologna inseguono in modi diversi il successo pieno. È un gol di Lentini, tra i migliori assieme a Cravero, Fusi, Policano, Romano e Bresciani, a riportare in vantaggio i Granata, obbligando gli avversari a scoprirsi e ad allungare il loro assetto tattico. Nulla di più invitante per le verticalizzazioni di un fantasista dal passo impetuoso come Lentini, che consente a Bresciani la splendida esecuzione volante del 3-1. E nulla di più invitante per le progressioni di un tornado come Policano, in grado di rubare almeno 5 metri a Tricella e Mariani e di sfoderare il suo sinistro da bodybuilding a tu per tu con Cusin. Bresciani, capocannoniere a fianco di gente come Matteus e Baggio, non è troppo per te? Ma credo in partenza fosse, cioè io non avrei mai preventivato chiaramente di arrivare qua, però ora ci sono e sono contento e cercherò di fare ancora meglio. Fin dove conti ad arrivare? Ma non ci ho mette perché in 4 mesi mi si è cambiata la vita, io dovevo andare via a ottobre, ora mi trovo qua con questi 11 reti, quindi non mi creo nessun obiettivo. Ieri è andato via Miller, oggi ha segnato di nuovo Bresciani che ha quota 11 nella classifica cannonieri, la domanda viene spontanea, cioè quanto ha pesato questo problema Miller in tutta la stagione del Torino? Miller quest'anno non ha mai mancato un allenamento, è sempre venuto in orari perfetti. Chiaramente è stato trattato come uomo e come uomo ha risposto. Vorrei vedere quanti di noi sarebbero disposti, dopo una lunga riflessione, a lasciar perdere l'ingaggio, a lasciar perdere lo stipendio per andare a intraprendere altre avventure o per vivere normalmente. Secondo me ha fatto una scelta da uomo e non vedo perché dobbiamo condannarlo. Presidente, scusi, è deluso ovviamente un risultato anche troppo pesante. Sapevamo che il Torino era forte, noi siamo stati troppo ingenui e va così. Può essere un risultato, non dico decisivo, ma comunque... Ma decisivo, noi sappiamo che dobbiamo lottare fino all'ultima partita e lotteremo. Dottor Stefano, dopo il suo gol si pensava un Bologna diverso nel secondo tempo. Che cosa è successo nell'intervallo? Vi siete guardati forse troppo fiduciosi? No, nell'intervallo direi anzi che abbiamo cercato di... così far cerchio tra di noi, di convincerci che potevamo entrare nel secondo tempo cercando di fare una buona partita, però purtroppo non è stato così, non siamo entrati in campo con quella convinzione che avevamo nel primo tempo, soprattutto con quella concentrazione. Nell'intervallo Borsano ha detto che sì, giocatori come Scifo e Serena interessano, ma il signor Cravero non lascia il Torino. Lui sa le mie intenzioni quali sono e credo che lo sappiano tutti, ormai voglio e spero di rimanere a Torino. E queste parole di Borsano mi confortano e credo che non ci sia difficoltà assolutamente. Pisa Napoli incomincia con 3 minuti di ritardo, ma non perché Lanconetani va ad abbracciare i tifosi napoletani in curva, no, lui continua a gemellarsi con le tifoserie avversarie. C'è Maradona. Grande interesse per lui dentro e fuori dal campo. E in campo lo ha osservato, si fa per dire osservato, almeno per 90 minuti Bosco. Maradona in questi 90 minuti 3 volte soltanto, 3 tocchi, poi più nulla. Ora ci si domanda, bravo Bosco o spento Maradona? Sono stato bravo io perché marcare Maradona anche diciamo se non è a migliore condizione
Così è sempre un uomo pericoloso da temere per tutti i 90 minuti. Puoi concedere una distrazione che ti castiga. Quindi il merito penso che sia mio. C'è stato un gesto all'inizio e alla fine della partita di autentica solidarietà fra voi giocatori, mi pare. Sì, ma in campo Maradona si è comportato davvero campione qual è. Io non voglio entrare in merito nei suoi affari privati, io lo giudico per quello che è sul campo e è sicuramente un grandissimo giocatore. Il Napoli in realtà è un po' frastornato dal tutto, almeno così sembra, accusa la bella partenza del Pisa che impegna Galli in più di un'occasione. E l'esperienza di Galli, salva il Napoli sulla conclusione di Simeone. Sembra proprio grande questo Pisa, almeno per mezz'ora, e l'unica palla gol è sua. Calori gira di testa mirando l'angolo. Galli guarda e ringrazia. Prima della scadenza del tempo, combinazione Zola-Maradona, con i difensori nerazzurri costretti in angolo. È l'unica preoccupazione del portiere Simoni, che la dice tutta sulla sterile fragilità del Napoli e sulla supremazia prudenziale dei nerazzurri, almeno per 45 minuti. Infatti il Napoli va in vantaggio dopo 2 minuti dalla ripresa, a sorpresa generale, col bravo Ferrara, l'unico lucido e attento nella circostanza. Il portiere sembrerebbe fare la parte del pollo, ma è proprio così? Diciamo sì, può sembrare che magari il portiere faccia una sciocchezza, però magari qualche volta può essere anche merito dell'attaccante. Comunque il secondo tempo diverso dal primo, anche perché questo gol rilancia nel Napoli l'idea di una vittoria in trasferta che aspetta da 10 mesi. Ma non raggela il Pisa, che vuole ristabilire con il risultato la giustizia per il gioco prodotto. Cerca cioè il pareggio. Cresce il Napoli, ma non demorde il Pisa, che trova in Dolcetti il suo Maradona in forma e in Padovano l'uomo gol del pareggio sospirato. Ci sono alcuni spunti in avanti per parte, ma il gioco è sul centrocampo con la preoccupazione razionale di non perdere. La partita è bella, mai noiosa, con 6 ammoniti senza essere cattiva e forse per questo sguizzato evita il cartellino rosso come da regolamento e grazie a Corradini. 1-1 che non sembra stretto neanche al presidente del Pisa. Abbiamo pareggiato contro i campioni d'Italia in carica e questo è un dato di fatto importante. Avremmo potuto forse fare qualche cosina di più, ma il presidente del Pisa si accontenta. Bigon? Mi pare che il pareggio ci possa anche stare. Complessivamente io ritengo che il Napoli abbia fatto qualcosina in più. Mi sembrano molto chiari gli ultimi minuti di gioco, quando il Pisa mi pare che si sia accontentato del pari tirando un po' i remi in barca. Noi abbiamo cercato fino all'ultimo il risultato pieno, però quest'anno è destino che fuori casa si faccia molta fatica. Il Cesena non segnava esattamente da 700 minuti e il Cagliari ha consentito ai romagnoli di andare a segno per ben 3 volte, pur avendo dominato la partita sul piano del gioco. 2 squadre disperate, le cenerentole del campionato, si sono affrontate con spirito diverso. I padroni di casa hanno iniziato timorosi, sapendo che una sconfitta avrebbe significato una quasi certa retrocessione. Il Cagliari più aggressivo, alla ricerca finalmente di una vittoria per continuare la rincorsa a posizioni più tranquille. Ma sono bastati 7 minuti a mandare in fumo i piani della squadra di Ranieri. Nel contrasto tra Valentini e Ciocci, Delia ha ravvisato il rigore e il bomber romagnolo ha battuto Jelpo. Il portiere del Cagliari è stato il giocatore meno impegnato della partita, mentre dall'altra parte Fontana ha sfoderato numeri d'alta classe per sbrogliare situazioni difficili. Ma le carenze in fase conclusiva della squadra sarda si sono viste tutte. Con il confermato Corellas a fianco di Francescoli, poi sostituito da Rocco, e Matteoli in regia, il Cagliari ha macinato gioco, ma l'assenza di un uomo d'area di rigore ha impedito che le occasioni si concretizzassero. Il Cesena intanto, quasi giocasse in trasferta, ha impostato il resto della partita sul contropiede, affidato ai lanci di Leoni, Esposito e Silas per Amarildo e Ciocci. E soprattutto nel secondo tempo alcune volte il giochino è riuscito. Uno spunto del libero Josic è stato fermato da Cornacchia alla disperata e ancora Ciocci dagli 11 metri ha superato Jelpo mettendo a segno il 10° gol personale. Sul finire il terzino nobile ha estratto il jolly dal cilindro e la vittoria del Cesena ha assunto proporzioni clamorose considerato l'andamento della partita. Ceccarelli ovviamente è soddisfatto.
devo essere sincero, non so un risultato delle altre perché non mi interessa a questo punto, guardiamo solo quello che facciamo noi, cerchiamo di finire bene con dignità e mi sembra che se continuiamo su questa strada ci stiamo riuscendo. Il Cagliari che attaccava e voi che segnavate? Il Cagliari devo dire che ha dimostrato di giocare a calcio, è venuto per vincere, ha fatto una buona partita e il merito va doppiamente a noi che siamo riusciti a batterlo. Ranieri, mi dà una spiegazione logica della partita? Ma no, non c'è forse una spiegazione logica, abbiamo tentato di fare un risultato positivo, non ci siamo riusciti, forse non abbiamo ripetuto le altre precedenti prestazioni, ma è normale, sono due mesi e mezzo che siamo in trincea, cerchiamo di fare del nostro meglio, per cui una partita blackout può capitare. Dispiace che non sia capitata con una grande dove la sconfitta era già preventivata. Ivo Pulga, capitano di un Cagliari, non so quanto sfortunato o quanto autolesionista. Ma più che altro direi che abbiamo trovato una giornata storta proprio in quella partita che poteva rilanciarsi definitivamente ed agguantare il gruppetto che ci sta avanti. Si è sbloccato il Cesena e ovviamente si è sbloccato Ciocci segnando il nono e il decimo gol. Noi siamo entrati in campo un po' timorosi però con la carica giusta per affrontare questa partita. È andata bene, bene così. Pare comunque che avete meritato in contropiede, giocando quasi in trasferta. Sì, noi forse la nostra forza è proprio questa, che in contropiede andiamo molto forte. Però bisogna dare atto anche a Cagliari che ha fatto una bella partita. Nonostante tutto il migliore in campo, Fontana, un portiere non discusso, ma comunque in discussione sempre per l'allenatore, in lotta con Ballotta, come nel girone d'andata è stato in lotta con Antonioli. Per un portiere mi pare che non sia il massimo del piacere, no? No, adesso questo è passato, preferirei non parlarne. Adesso la società mi sta dando fiducia, devo moltissimo a questa società e devo ringraziare Ceccarelli e Moscatelli che mi stanno aiutando tantissimo. Farò di tutto per ripagare. Non guardiamo la classifica, però viviamo la giornata con quell'allegria che si sta creando.